Oggi abbiamo ospite più di 200 vespe storiche, vengono da tutta Italia, vengono da mezza Europa, è il 25esimo raduno internazionale dei Vespa Club ed è un oggetto straordinario perché ha segnato la storia del nostro paese e la storia della mobilità. Ci sono degli esemplari di grande rilevanza, di grande curiosità, da vespe che portano sci a vespe che portano cannoni che venivano usate soprattutto prodotto in Francia, questa dalla piaggia francese, vespe che hanno attraversato la storia delle famiglie, perché hanno portato famiglie intere in vacanza o in giro per la città o comunque a fare quello che tutti noi usiamo fare oggi con le automobili, che ancora oggi molti hanno piacere di fare usando la Vespa. E alcuni di questi sono oggetti di grande valore anche di design, come si dice oggi, anche se magari quando sono state prodotte nessuno pensava al design, ma semplicemente alla praticità. La Vespa poi è uno strumento di grande unione, perché è un oggetto che ha avuto e ha amanti e appassionati di ogni ordine grado, da famosi artisti, uomini dello spettacolo come Fiorello, come Gwyneth Paltrow, come Sarah Jessica Parker o Leonardo DiCaprio, ma naturalmente anche la gente comune. Qui abbiamo uno dei primi modelli di Vespa che è stato costruito dalla Piaggio. È un mezzo rivoluzionario perché è stato pensato per ricostruire l'Italia nel dopoguerra ed era un mezzo pensato per tutti, anche per il pubblico femminile. Infatti questa moto non ha nulla qui al centro, come se non avesse la canna della bicicletta. Ma volevo far notare alcuni dettagli, ad esempio ha i comandi a bacchetta come molte delle biciclette più famose e ricercate anche oggi. La Piaggio ha avuto sempre una particolarità, ha sempre azzeccato i suoi spot pubblicitari ed è proprio questo che abbiamo voluto evidenziare in questa mostra. Ad esempio qui sta mostrando che le donne possono tranquillamente utilizzare questo loro mezzo. Qui sono in mezzo a due stranissime vespe, anche questa vettura, quindi questa automobile con quattro ruote, è una vespa con un motore speciale 400. Diciamo che in qualche modo la Piaggio, per non dar fastidio alle grandi aziende automobilistiche italiane, non la commercializzerà mai in Italia, mai nel resto d'Europa, infatti viene prodotta in Francia. Qui invece abbiamo un sidecar prodotto proprio dalla Piaggio, un mezzo rarissimo. Di solito un vespista acquistava la Vespa e si faceva fare da un carrozziere privato la carrozzina, invece questa è proprio Piaggio. Uno dei grandi problemi della Piaggio fu quello di conquistare il pubblico dei motociclisti, e gli scooter hanno un grosso difetto agli occhi del motociclista: la ruota è troppo piccola per ottenere delle grandi velocità. La Piaggio invece volle dimostrare proprio negli anni 50 che questa regola non era vera e creerà un vero e proprio reparto corse che arriverà alla sua apoteosi nel 1951 con la Vespa Siluro. La Vespa Siluro è un mezzo che raggiungerà i 171 km all'ora con un motore 125, quindi una velocità straordinaria anche rapportato ai motori e ai mezzi di oggi. Tra le tante particolarità c'è anche una Vespa 50 studiata appositamente per il mercato francese degli anni 70. La sua particolarità? Beh, avere i pedali.